ACTO, Alleanza contro il tumore ovarico, presenta l'iniziativa Dedicati, incontri per prendersi cura di sé. La campagna è realizzata grazie al contributo di Tesaro e Apeo, Associazione Professionale di Estetica Oncologica. Ci può parlare del ruolo di ACTO, Alleanza contro il tumore ovarico, e della vostra missione? ACTO nasce nel 2010 ed è la prima associazione a formarsi in Italia e ad impegnarsi nella lotta contro il tumore ovarico, una malattia decisamente non conosciuta o sconosciuta alla gran parte delle donne, e nasce per innanzitutto informare e sensibilizzare sull'esistenza della malattia, sui sintomi di questa malattia e per orientare le donne verso i centri specialistici che sono gli unici capaci di trattare questa malattia. Ma la nostra missione è anche quella di sostenere, aiutare le pazienti, sostenendole nel loro percorso di cura. Promuoviamo inoltre la ricerca scientifica, noi stessi siamo promotori primi di studi e ricerche e ultimo ma non meno importante è la nostra attività di advocacy con la quale difendiamo il diritto alla salute delle donne affette da tumore ovarico. In particolare le donne con mutazione BRCA, stiamo adesso facendo una grande serie di iniziative per promuovere un accesso equo e uniforme a tutte le pazienti e ai loro familiari al test BRCA, che è il test genetico che permette soprattutto ai familiari delle pazienti che potrebbero averlo ereditato e che quindi sono ad alto rischio di malattia, di poter intraprendere dei percorsi di prevenzione. Qual è stata la spinta per l'ideazione del progetto Dedicati? Ma la consapevolezza che nel percorso di malattia una donna affronta una serie di problemi che per tanti anni sono stati considerati collaterali e sono tutte le conseguenze che hanno le cure chemioterapiche sull'aspetto fisico della donna. Perdere i capelli, perdere le ciglia e le sopracciglia. Dover perdere o aumentare di peso, tanti problemi anche di tipo dermatologici, sono tutte delle problematiche di tipo estetico che per tanti anni sono state considerate secondarie, ma che per le donne secondarie non lo sono affatto. Perché per una donna perdere i capelli, le ciglia, le sopracciglia, ingrassare, dimagrire è devastante. E di fronte a queste situazioni spesso le donne si lasciano andare. E noi invece, ritenendo questi effetti non collaterali ma fondamentali ai fini dell'equilibrio psichico della donna e anche per aiutare ad avere sempre una buona qualità di risposta nella terapia, abbiamo studiato questo programma per aiutarle a prendersi cura di sé, per aiutarle a dedicare un po' di tempo a se stessa, alla propria bellezza, alla cura della propria persona. E la mia speranza è che alla fine di questa settimana di incontri di bellezza, ogni paziente che abbia partecipato all'iniziativa possa guardarsi allo specchio e dentro quello specchio non vedere più una donna malata, ma una donna più bella e soprattutto una donna più forte, più fiduciosa in se stessa e nella sua capacità di affrontare la malattia. Ci può descrivere come si svolgeranno le attività e quali sono i trattamenti che mettete a disposizione delle pazienti? Sì, allora sarà una settimana appunto dedicata all'estetica delle nostre pazienti. È un evento gratuito per le pazienti di tutti gli ospedali del Piemonte che vogliono partecipare. La settimana si organizzerà dal lunedì 26 al venerdì 30. Lunedì e martedì ci saranno delle lezioni teoriche e pratiche, sia al mattino che al pomeriggio. Riguardo appunto l'immagine, il trucco, la gestione e l'utilizzo di turbanti e parrucche.
Invece dal mercoledì al venerdì ci saranno delle sedute individuali che dureranno circa un'ora a paziente e si andrà dalle 9 alle 19 con gli appuntamenti che possono essere prenotati per telefono via mail e saranno delle sedute dedicate a manicure, pedicure o a massaggio cervicale a scelta per la paziente. Si parla di estetica quindi in questo tipo di ambito e in che maniera viene affrontata e in che maniera viene spiegata alle partecipanti? Allora, noi crediamo che l'immagine, la percezione di un'immagine positiva di sé in un percorso di cura sia fondamentale. Se consideriamo il fatto che il nostro corpo sotto terapia, chemioterapia, sotto terapie ormonali o dopo interventi chirurgici viene comunque molto provato, è importante proprio in quel momento lavorare per riconoscersi ed identificarsi in un corpo che spesso non ci sembra più il nostro, quindi la motivazione è assolutamente importante e solitamente abbiamo riscontrato anche negli altri eventi passati come quelli di trucco realizzati negli altri anni una grande partecipazione da parte delle nostre donne. Ci può dare qualche dato epidemiologico del tumore all'ovaio, dei trattamenti disponibili? Sì, allora in Italia contiamo più o meno 50.000 donne affette da tumore ovarico. Tumore ovarico è un silent killer perché i suoi sintomi sono facilmente confondibili con problemi intestinali e quant'altro, per cui spesso lo scopriamo in fase avanzata. Più o meno contiamo un 6.000 nuove diagnosi all'anno di tumori ovarici in Italia. Qua in Piemonte abbiamo circa 2.000 donne affette da tumore ovarico, di cui più o meno 400-500 nuove diagnosi annuali. La potenza della rete oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta ci permette per fortuna di riuscire a controllarle tutte, quindi riuscirle a curare, si spera, nel migliore dei modi. E i trattamenti disponibili appunto vengono offerti più o meno a tutti allo stesso modo in base ovviamente allo stato della malattia. Il tumore dell'ovaio prevede un trattamento chirurgico di prima istanza perché per gli stati avanzati e il primo grado questo trattamento chirurgico viene poi seguito dalla chemioterapia e dalle terapie biologiche, le nuovissime terapie come i PARP inibitori che non sono solo più rivolti ai tumori con una predisposizione genetica, quindi pazienti che risultano con una mutazione del BRCA. Voi giornalisti è noto per Angelina Jolie, insomma, che ha dichiarato di essere affetta da questa alterazione genetica, ma abbiamo visto con gli ultimi studi che per fortuna queste nuove terapie biologiche possono aiutare a migliorare la sopravvivenza anche nelle non mutate, quindi in chi non ha questa mutazione genetica. Quali sono i bisogni delle pazienti che voi medici riscontrate? Le pazienti hanno tanti bisogni, prima di tutto la chiarezza, quindi essere chiari con loro su quali saranno le terapie che andremo ad affrontare, il tipo di intervento. Quando parliamo di intervento per il tumore ovarico parliamo di un intervento radicale in cui il nostro obiettivo è cercare di portare il tumore a quello che noi definiamo tumore residuo zero e quindi spesso e volentieri questo intervento può anche dare delle complicanze a livello intestinale o a livello urinario, insomma. Quindi dobbiamo essere il più chiari possibili, dobbiamo però seguirle nel tempo, perché se i primi gradi comunque riusciamo in qualche modo a diciamo così salvaguardarli solo con l'operazione chirurgica, abbiamo bisogno comunque di continui follow up, un continuo supporto per supportare sia gli esami che dobbiamo fare per continuare a seguire negli anni, ma sia per le terapie, che sono terapie molto importanti, delle chemioterapie che comportano per la persona stessa uno sforzo fisico e mentale non poco. Il lato psicologico in questo contesto? Per fortuna in questo ospedale abbiamo la possibilità di avere dei psico-oncologi che seguono le nostre pazienti e quindi delle persone dedicate, molto valide, che riescono ad accompagnarle nel percorso. Come medici ovviamente sta a noi cercare di indirizzarle a questi supporti, a cercare di parlare e cercare anche noi stessi di seguirli sempre nel percorso, facendo attenzione agli aspetti psicologici non solo del malato ma anche della famiglia stessa, perché con una diagnosi di tumore andiamo a impattare su quella che è la qualità di vita della famiglia e non solo della paziente. Come mai Tesaro ha deciso di dare sostegno al progetto Dedicati?
Tesaro è un'azienda biofarmaceutica interamente dedicata in oncologia e in questo periodo siamo particolarmente focalizzati sui tumori ginecologici, in particolare sul carcinoma dell'ovaio, che è un'area di enorme medical need. Siamo entrati in Italia recentemente, siamo una start-up, siamo entrati circa 2 anni fa e una delle prime cose che abbiamo voluto fare, una delle cose di cui andiamo particolarmente fieri, è il nostro focus, il nostro patient focus, quindi quanto sforzo è stato fatto e continuiamo a fare per fare iniziative che diano realmente un impatto sulla vita delle pazienti. Dedicati rientra in questo, così come altre iniziative che abbiamo fatto, mi riferisco per esempio alla decisione aziendale di mettere a disposizione il nostro farmaco, un farmaco innovativo che rientra in un segmento di pazienti che sono senza alternativa terapeutica in moltissimi casi. Tesaro ha voluto fortemente discutere con AIFA e concordare con l'agenzia del farmaco un ampio programma di uso compassionevole che abbiamo iniziato 1 anno e mezzo prima della rimborsabilità in Italia, abbiamo continuato fino alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, anzi continuiamo a dare il farmaco anche per delle settimane dopo la commercializzazione del farmaco, proprio perché ci sembrava cosa giusta da fare, visto l'enorme medical need nelle pazienti con carcinoma ovarico ricorrente, in particolare quelle prive della mutazione del gene BRCA e la mancanza di alternativa terapeutica. Quindi questa è stata una scelta forte e parte della forte cultura focalizzata al paziente, e la decisione di supportare un'iniziativa bella come Dedicati francamente va esattamente nella stessa direzione. In questo contesto, nell'ambito del progetto Dedicati, nell'ambito dell'estetica in oncologia, come si forma il personale per lavorare in questo settore? Allora, sono estetiste che hanno la qualifica, quindi hanno già un loro attestato e affrontano 6 mesi di corso, sono 120 ore divisi in weekend, dove apprendono tutto quello che è la malattia oncologica, come viene trattata i farmaci, la tossicità cutanea che i farmaci danno, apprendono le altre terapie che sono la radioterapia, la chirurgia, apprendono perché cosa? Per sapere cosa fare e cosa non fare, che è la cosa più importante, dove si devono fermare, qual è una lesione di tipo medicale e qual è invece il loro intervento. Poi apprendono dei protocolli specifici che sono messi a punto presso lo spazio benessere IEO, okay, dove ci sono estetiste APEO che insieme a tutto lo staff medico che poi è docente della scuola, okay, che sono gli oncologi, fisioterapisti, radioterapisti dello IEO, mettiamo a posto questi protocolli in base alla terapia e al momento terapeutico del paziente. Quindi sono protocolli personalizzati, sono protocolli che hanno comunque una validità dovuta al fatto che sono proprio stati provati sul paziente. Loro apprendono quindi tutta una parte teorica per sapere e soprattutto sapere cosa non fare, e apprendono poi anche una parte pratica. Durante il corso ci sono anche 2 tecniche di massaggio messe a punto dai fisioterapisti e da massaggiatori appositamente per trattare le persone. Okay? È un massaggio che può fare l'estetista, quindi non è un massaggio fisioterapeutico assolutamente, ma è un massaggio che va comunque a migliorare quello che è il nostro obiettivo di APEO, che è la qualità di vita del paziente e della persona in terapia. Ma cosa si deve fare e cosa non si deve fare? Sì, allora, cosa non si deve fare è guardare una lesione, guardare la pelle e fermarsi se è una xerosi più importante, piuttosto che c'è una lesione importante come un'ulcera, loro non la trattano. Trattare l'unghia, che è la cosa più importante, purtroppo loro hanno un lavoro enorme sulla tossicità, mani, piedi, ok, unghie, e quindi devono sapere dove si devono fermare, dove c'è un iniziale granuloma e quindi di importanza medicale e chirurgica, e dove invece poter intervenire loro nel trattare la cute e per esempio impedire che si formi il granuloma, impedire che si formi la ragade, ok. Quando c'è la ragade, quando c'è il granuloma, è una lesione assolutamente medicale e loro devono fermarsi. Il consiglio, la regola che vige in assoluto? La formazione, prepararsi, studiare, studiare, studiare. Questo, loro devono studiare tantissimo e hanno poi un percorso di aggiornamento annuale, perché non finisce lì il corso di APEO. Loro sono obbligate, se vogliono rimanere con lo stato di estetista APEO, a fare un aggiornamento online, una formazione, un congresso scientifico. Quindi loro sono obbligate e hanno delle verifiche costanti da fare durante l'anno, altrimenti perdono lo stato di estetista APEO.